ho deciso di utilizzare questa bici qua. Però è un prototipo, quindi pimperò la mia bici oggi. Sì, la farò molto 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 più figa. Diciamo che non farò delle piccole modifiche, ma delle modifiche abbastanza grosse. Come? Assolutamente sterzo, telaio, seduta, forma e ovviamente colore. Questa volta verrà veramente figa, se viene come dico io. E se non si rompe. Ehi, ciao Bruno. Ehi, Bruno. Ciao Bruno. Vieni qua. Questa è la parte sempre più difficile dei progetti, perché devi... Cosa faccio? Cioè, siccome avevo fatto uno sterzo un po' barbaro, sì, ma l'avevo già predisposto a un miglioramento, perché questi qua mi serviranno per lo sterzo. Anzi, cambio di programma, partirò dal sedile, perché dal sedile così riesco a regolare lo sterzo. Via col sedile. Esatto, ho trovato questa sedia in discarica, il che farà una bici comodissima. Probabilmente ci sarà morto qualcuno sopra, non lo so, ma a noi non interessa, perché a noi interessa la buona riuscita del prodotto. Cioè, secondo me è fighissima. Non volevo tagliarlo, ma lo devo fare. Voilà. Ma vi giuro che, cioè, è comodissimo. Sono contento. Siccome metterò il volante così. E ora? Vi voglio... Allora, come sterzo userò questi due tubi che andrò a saldare e infilerò queste estremità nel coso, che è un cuscinetto, e il tocco di classe, tac, sarà così. Mi concedo 5 minuti per pranzare, siccome ho sempre poco tempo, è sempre domenica, quindi devo fare le cose in giornata, sempre super di fretta, è la vita. Adesso fuori, allora il telaio. Ah! Accendi pure la praria. Devo finire. Quante ne sono libere che ho finito il mio lavoro, ma glapo buttuto dalla finestra. No! È buttuto dalla finestra. Ma non puoi essere così negativo. Sei per divertire. Parna l'umega e Tesla sia andò il passo. Ma secondo te? Guarda, io vedo chi dentro, io vedo chi intera con me, la carioletta lei. Dove? No, lei che il tocco, è tutto il lavoro che te fa, lei che il tocco. Lei che il tocco, chi che il tocco, chi che il tocco. Non so mio dove sei. Dai, dopo metto a posto. Vai a cagare, Dio. Dai, metto a posto. Perfetto, siamo già giunti ai problemi. Non ho tenuto conto di un problema enorme, cioè del fatto che che stando così non ci sto con le ginocchia, quindi non riuscirei a pedalare. Quindi o lo tengo qua, oppure non ho altri modi. Cioè non posso tenerlo qua, e neanche qua, perché non riuscirei a scendere. Quindi ho optato per una soluzione abbastanza complicata. Lo metterò qua e lo farò estraibile, tipo Formula 1. Che due marò. Dove cavolo è il mio pennello? Ho messo questa per poterlo regolare. E dovevo fare la piastrina che tenesse attaccato il volante. Ho trovato questo pezzo di coso, pezzo di cancello. Facciamo il segno. Do it. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Che idea stupida. Eccolo qua. Ora. Sì. Ok, vedi? Figo. Buondì. Mi ero sbagliato che
oggi andavo a donare, quindi sono a casa da lavorare. Vi ricordo tutti l'importanza di donare, fatelo. Quindi ho un'altra giornata per lavorarci. Adesso irrigideremo il telaio. Andremo a lavorare sullo sterzo perché voglio allungare le forcelle, perché non esiste custom senza un bel allungamento di forcelle, bello tamarro. Era pieno di ste schifezze qua. Lo sterzo è molto importante. Ok, ho trovato il tubo. Lo devo leggermente modificare. Cioè io credo che se mi si dovesse spezzare la bici è qua, in questo punto qua. Sono sincero. Ormai non si può più tornare indietro. Il dado è tratto, come disse Giulio. Giulio. Ora va ovalizzato per farlo entrare qua dentro. Sono stanchissimo. Ci ho montato il cambio vecchio su originale, quindi ci devo aggiungere un'altra catena. Oggi ho finito. Ci vediamo la prossima volta. Eccomi qua, ho rimontato tutta la bici prima di verniciarla perché volevo vedere se aveva dei difetti. In effetti ha un difetto enorme nello sterzo e quindi è da rifare. Non funziona un cazzo. Ma non ho fallito, ho solo trovato un modo per non farla. E ogni fallimento è solo una grande occasione per poterlo ricominciare in maniera più intelligente. Non me la sono presa. L'errore è qua davanti, nello sterzo. Quindi ho un rapporto completamente sbagliato. Cioè mi sono accorto che è completamente il contrario di come pensavo. Davanti andava piccolo. Cioè mi ero completamente sbagliato. Quindi devo cambiare di nuovo il progetto. Ma non ci disperiamo, facciamolo. Chi è che... Il mio pacco. Ottimo, facciamo un unboxing. No! Ho comprato il mio primo trapano. Sei curioso di sapere cosa ho comprato? Vai, vieni qua, guarda. Ho comprato un avvitatore. E, no, una pistola calda. Fan termico. Te lo ricordi che te l'avevo rotto? Ti piace? Va bene. Il rapporto qualità-prezzo era il migliore. E anche di questo. Vado a casa a mangiare. Vuoi mangiare con me? Ovviamente ne ho preso uno qualità bassa perché sono comunque povero. Quindi, è stata una bella sorpresa. Torniamo a lavorare. E niente, quindi proviamolo. Non è male, è buono. Ho messo questi sbirri perché così riesco a regolare il tiraggio dei questi cosi qua. E quindi sempre tirato, ecco. Ora rimontiamo il tutto. Ho sbagliato di nuovo. Però credo di aver capito l'errore. Io ero ossessionato da questo gruppo qua. Ma l'errore non è qua. Non è neanche qua. L'errore è qua. Cioè, mi spiego meglio. L'inclinazione che ha questo tubo e questo tubo qua è diversa. Quindi le due angolazioni devono essere uguali per poter avere lo stesso movimento. Ma noi non ci abbatteremo. Perché più è difficile un compito, più è dolce il risultato. Sì! Però che palle! Oggi sento che è la giornata giusta e riuscirò a far funzionare questo cancro. Oggi sento che la giornata è buona, provo a farlo funzionare, gli faccio due modifiche e poi dopo lo faccio partire. A dopo. Ok, abbiamo terminato la nostra bicicletta, abbiamo fatto questa modifica qua. Questa qua abbiamo fatto passare il tubo di fianco col riporto, la ruotina più piccolina. Teoricamente va, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Con l'ottimo risultato del test di prova, ottimo, decente, e va più che bene. Ho regolato ancora un paio di cosine, quindi smontiamo tutto, scartavetriamo, rifiniamo e verniciamo. Andiamo. Thank you.
scartavetriamolo. Come potete vedere dalla mia faccia, ho appena pulito tutta la bicicletta. Infatti adesso è grigia, non è più marrone. Ora una piccola pulitina con l'alcol per togliere tutte le sporcizie. Porca. Poi ovviamente anche le forcelle. Ora utilizzeremo un fondo che serve per far attaccare meglio il colore. Però ne ho, secondo me, un quarto di bomboletta, quindi farò proprio una cosa velocissima. Che meraviglia bianca, però non sarà bianca, a parte che è grigia. Ora aspetterò secondo me 4-5 ore e dopo ci do la prima mano. Ho preso questo viola metallizzato tamarrissimo perché c'era un caschetto da football. Io gli darò la seconda mano secondo me stanotte, che aspetterò secondo me 4-5 ore. Ottimo, io direi che è venuta bene la verniciatura. Quindi adesso partiamo scrivendo quello che devo scrivere. Eccolo, passiamo alla vernice nera. Dopo averla pitturata tutta, ci vediamo domani per la seconda mano. Day number two, una piccola passatina con una carta 600 e poi dopo ci si vernicia sopra. E ora seconda mano. E ora terza mano di lucido. Ottimo, aspettiamo. È arrivato il momento più soddisfacente. Voilà. Ora metto lo scotch dove voglio che rimanga lucido la vernice. Let's start. Ci vediamo poi per il protettivo. Perfetto, adesso si dà l'ultima mano di trasparente opaco e poi dopo finita. Ci vediamo per il montaggio. Vabbè. Wonderful. Ora io direi di togliere lo scotch. Fighissimo. Ora è arrivato il momento di rimontarla tutta. Perfetto, sono dovuto tornare con la bici. Direi che la bici va, però sono stato sfortunato e ho bucato. Quindi alla prossima. Mi stai sfidando? Ti passo qua davanti. Sei soddisfatto? Devi dire che sei fiero di me. Per un lavoro, eh? Come per un lavoro così? Sì!